Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, come introdurre la trasparenza in un logo, per esempio un logo che abbiamo trovato in internet, e utilizzarlo come una filigrana per lo sfondo in un documento. Allora andiamo a prendere subito un logo, scriviamo semplicemente in un motore di ricerca marchio e vediamo che cosa ci dà. Scegliamo la linguetta immagini per vedere direttamente le immagini, con la rotellina stiamo scorrendo. Diamo un'occhiata, ecco, ci piace questo qua della Lancia perché è semplice, perché noi dovremo togliere il blu e al posto del blu mettere la trasparenza. Quindi clicchiamo, vediamo che è 1000x1000 pixel, è un po' grande da usare come filigrana per un documento di un foglio di videoscrittura, ma noi lo riduciamo. Faremo queste operazioni utilizzando GIMP, che è un programma di fotoritocco che è gratuito, può essere installato nella maggior parte dei sistemi operativi, e utilizzando LibreOffice Writer, che è un programma di videoscrittura ugualmente installabile in maniera gratuita nella maggior parte dei sistemi operativi. Facciamo tasto destro e salviamo l'immagine all'interno del nostro computer, per esempio lo mettiamo nella scrivania e lo chiamiamo ad esempio logo Lancia. Iniziamo così, logo Lancia, e è JPEG in formato JPEG 1000 pixel per 1000 pixel. Riduciamo questa finestra che ci dà fastidio, apriamo il programma GIMP, che è quello gratuito, e apriamolo, facciamo file, apri, andiamo nella scrivania e utilizziamo logo Lancia, questo qua. Quindi adesso lo possiamo aprire. Ma quello che dobbiamo fare è introdurre la trasparenza. Noi notiamo subito che questo tipo di oggetto lo vediamo da qua, non ha la trasparenza perché la scritta è in grassetto. Se facciamo tasto destro in GIMP nel livello e poi clicchiamo aggiungi canale alfa, che è il canale della trasparenza, vedete che la scritta diventa per esempio non in grassetto. Questo indica che adesso sotto noi finalmente abbiamo la trasparenza. Possiamo togliere dei colori. Allora utilizziamo questo strumento qua, che si chiama strumento di selezione per colore, e selezioniamo il blu. Noi ci accorgeremo subito che però non è un solo blu, ce ne sono tante decine. Infatti, non appena clicchiamo, vedete, non viene selezionato tutto il blu. Allora noi dobbiamo utilizzare con la mano sinistra nella tastiera il tasto maiuscolo Shift, e vedete che appare un più a fianco della manina, a fianco del nostro puntatore. Quindi noi gli diciamo che ci sono altri blu. E continuiamo cliccando sempre maiuscolo e il mouse finché non riusciamo ad essere, diciamo, più vicini possibile alla quantità di blu totale. Vedete, adesso siamo riusciti a selezionare, vedete queste righette che tremolanti che si muovono, la maggior parte del blu senza selezionare il bianco, ovviamente. Adesso possiamo fare il tasto Canci della tastiera, perché dato che sotto abbiamo inserito il livello alfa, vedete, rimangono i quadretti quelli che indicano la trasparenza. Ovviamente il nostro logo non avrà dei quadretti. Questi quadretti grigio chiaro e grigio scuro indicano la trasparenza. Noi abbiamo fatto così, no? Tasto destro, e abbiamo aggiunto il canale alfa. Dopo che si aggiunge il canale alfa ad un'immagine, si possono cancellare delle porzioni delle immagini e rivelare la trasparenza. Abbiamo un altro piccolo problema. Adesso noi facciamo seleziona niente. Dobbiamo togliere il bianco che sta fuori per avere sempre, diciamo, la trasparenza. Però purtroppo noi vediamo che c'è del bianco anche che invece noi vogliamo, non vogliamo togliere. Se noi utilizziamo sempre lo strumento, questo qui, selezione per colore, e clicchiamo il bianco, vedete che lui si equivoca e ci toglierebbe anche delle parti del logo Lancia. Non lo dobbiamo fare. In questi casi si fa un trucchetto molto semplice: si sceglie un colore molto forte, tipo il rosa, questo qua, e poi si prende per esempio il secchiello, che adesso lo ritroviamo. Strumento non è questo qua, il secchiello, un attimo che non riusciamo a vedere bene perché abbiamo il video ad una risoluzione, eccolo qua. Riempimento di colore. E che cosa si fa? Si riempie l'esterno fidandoci che tanto i bordi del logo non fanno entrare il colore rosa all'interno. Adesso abbiamo un colore molto particolare, possiamo sì fare nuovamente strumento selezione per colore. Lo selezioniamo e facciamo ancora cance nella tastiera, ed ecco che si rivela al di sotto, per esempio, del logo la trasparenza. Quindi abbiamo soltanto il logo e abbiamo tolto tutto ciò che non ci interessava. Facciamo come sempre, seleziona niente. Poi, per rendere una filigrana un pochino più compatibile, la filigrana deve stare sotto il testo del documento di videoscrittura, quindi non deve dare fastidio al testo. Facciamo un filtro, facciamo una sfocatura gaussiana, filtro, sfocature, sfocatura gaussiana, e lasciamo questo valore 1,5 sia in X che in Y, ci va bene. Vedete che abbiamo un pochino sfocato.
Continuiamo noi a diminuire, diciamo, la nitidezza operando sull'opacità di livello. Vedete, quando la freccettina è doppia, diciamo, cliccando con il mouse si diminuisce di poche unità. Quando la freccettina è singola si diminuisce di tante unità. Là noi la portiamo, ad esempio, sembra esagerato, ma in realtà per fare la filigrana si fa così. Noi la portiamo al 25% se ci riusciamo a mano, eh? Se no lo scriviamo con la tastiera. Ecco, l'abbiamo portata al 25%. Sembra molto tenue, ma in realtà la filigrana deve essere un qualcosa che non dà fastidio. L'abbiamo portata al 25%, 1000 per 1000 ci risulta un pochino grande, vedete 1000 pixel per 1000. Allora noi che cosa andiamo? Andiamo nel menu immagine, nell'opzione scala immagine, e gli diciamo invece che 1000 per 1000 gli possiamo dire, non so, facciamo 350 per 350 pixel. Abbiamo scritto 350. Poi abbiamo cliccato Tab nella tastiera perché, dato che c'è il lucchetto chiuso, praticamente ci modifica automaticamente sia la larghezza che l'altezza. Facciamo scala, diamogli un'occhiata con la rotella, CTRL rotella, il logo ci sembra sufficiente. Allora, anche se qui non si vede niente, vedrete che in realtà al 25% l'opacità come filigrana va bene. Facciamo File, esporta come, noi ci siamo, diciamo, ci rendiamo soddisfatti, lo chiamiamo PNG e lo chiamiamo PNG per mantenere la trasparenza. Logo lancia trasparenza, trasparenza. E lo salviamo sempre all'interno della nostra scrivania del desktop. Vedete che ci dà il livello di compressione, noi gli diciamo 0 perché vogliamo che sia più nitido possibile. Ed ecco che l'abbiamo salvato. Vediamo dove l'ha messo qui. Vedete, questo è quello originale. No? Se noi lo mettiamo qua, adesso vedremo la differenza. Doppio clicchiamo con un visualizzatore di immagini. E questo, vedete, è il logo in filigrana, che sembra sia quasi scomparso, ma in realtà noi la filigrana dobbiamo soltanto dare un'idea di quello che c'è sotto. Allora adesso lo utilizzeremo come sfondo di un documento. Utilizziamo LibreOffice Writer e quello che facciamo, andiamo nel menu formato, pagina. La prima cosa che bisogna fare è andare nella linguetta pagina e mettere i margini a zero, di modo che l'immagine occupi tutto il foglio di carta e arriva fino a filo margine. Facciamo applica ed ecco che il margine viene spostato. Andiamo nella linguetta area, facciamo di sì, anche non ci interessa questo messaggio, ci dice che le stampanti potrebbero non stamparlo. Facciamo la linguetta area e poi facciamo il tasto bitmap. E qui vedete, qui ci sono una serie, per esempio, di immaginette che potrebbero essere utilizzate a mosaico in maniera già automatica, vedete come questa. Ma noi vogliamo utilizzare una immagine a mosaico nostra personale che abbiamo realizzato per questa filigrana. Quindi facciamo aggiungi e andiamo proprio a scegliere il logo lancia trasparenza e facciamo apri. E lo chiamiamo logo lancia trasparenza e chiamiamolo filigrana. Facciamo ok, vediamo fuori che cosa facciamo, applica, vediamo, dovremo fare sicuramente delle modifiche. Il logo è sicuramente troppo grande. Quindi proviamo a dargli, non so, un 15% rispetto al totale. Facciamo applica. Vediamo, ancora è un pochino troppo grande. Facciamo 14%, facciamo applica. Ed ecco che è venuto il nostro logo in trasparenza, in filigrana. Noi abbiamo scelto mosaico, abbiamo ridotto la larghezza praticamente dell'86%, scrivendo 14%, abbiamo lasciato le altre caratteristiche, le altre opzioni non toccate. Adesso che cosa facciamo? Facciamo così, mettiamo il cursore al centro, proviamo un pochino a scrivere qualcosa per vedere come viene. Scriviamo in 18 e vogliamo. Può andare anche bene così, facciamo prova di scrittura di testo, facciamo un punto, poi lo copiamo e vediamo, ne scriviamo un pochino più per vedere come viene. Facciamo invio, facciamo copia e incolla con CTRL V, a noi ci pare un pochino troppo scuro, quindi sempre per fare un effetto, diciamo, di tipo artistico, ma ognuno poi a casa fa quello che gli pare. Gli diamo un grigetto, gli diamo un corsivo, andiamo a vedere in anteprima di stampa come è avvenuto. Ed ecco che praticamente, vedete, questa è la nostra pagina con sotto il logo della lancia molto molto sgranato per costituire, diciamo, una filigrana. Se il testo è venuto un pochino più chiaro, noi lo riselezioniamo e scegliamo, mi sono sbagliato, chiedo scusa, CTRL Z. Scegliamo un grigio un pochino più scuro, riandiamo a vedere in anteprima di stampa
Ed ecco qual è l'effetto. Noi quindi abbiamo utilizzato l'opzione mosaico dei fogli di videoscrittura per fare una filigrana personalizzata. In pratica siamo andati all'interno del menu formato, pagina. Prima nella scheda pagina abbiamo azzerato i margini per far occupare il logo tutta la pagina e nella scheda area all'interno del pulsante bitmap abbiamo fatto mosaico personalizzato, aggiungi importa, ne abbiamo ridotto la dimensione. Come abbiamo fatto invece con il programma di fotoritocco GIMP, semplicemente abbiamo con tasto destro aggiunto il canale alfa, poi quello che abbiamo fatto abbiamo aggiunto un filtro di tipo gaussiano, una sfocatura, lasciando assolutamente tutte le opzioni come sono, e poi abbiamo praticamente ridotto con l'opzione scala immagine, l'abbiamo ridotta perché 1000 per 1000 era troppo grande, e l'abbiamo salvato, esportato praticamente in PNG perché il PNG mantiene la trasparenza. Per togliere, diciamo, i colori che non volevamo, abbiamo utilizzato lo strumento selezione per colore, con il CTRL e con lo SHIFT della tastiera si aggiungono o si tolgono delle porzioni del documento. E poi ciò che invece non riusciva a togliere l'abbiamo colorato in rosa con il secchiello e poi l'abbiamo sempre tolto con lo strumento selezione per colore. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.